Tra la metà del XVII secolo, stante la dominazione spagnola, e la metà del XVIII, agli inizi del regno borbonico, il castello di Francavilla riparò i guasti procurati dalle scorrerie turche condotte da Pialì Pascià e dall'inettitudine dei governatori spagnoli, ritrovando uno stato di floridezza che le confermava il diritto a fregiarsi del titolo di città. In quel periodo estremamente avverso e rovinoso della storia cittadina, due sono i principali tasselli della storia di Francavilla, che, come spesso avvenuto, sfuggono ancora oggi alla nostra attenzione: la costruzione di un ricco patrimonio di edilizia sacra e l'inizio dell'attività balnearia. Nel 1623 il prodigioso rinvenimento sul muro di una stalla di proprietà di Don Camillo Monziani, situata nelle immediate adiacenze della chiesa parrocchiale di Sant'Elena, dell'immagine affrescata di una Madonna con bambino, suscitò un vivace concorso di devoti, oltre a produrre una serie di miracolose guarigioni. A seguito dell'evento miracoloso, sullo stesso luogo si diede corso alla costruzione di un santuario dedicato alla Madonna delle Grazie. Pochi anni dopo, accanto al santuario, per iniziativa del cardinale Antonio Santa Croce, si avviò la costruzione del convento, oggi ancora esistente e sede del Museo Michettiano, MUMI. Per impulso dello stesso cardinale Santa Croce fu costruita nel 1636 la prima condotta idrica che captava l'acqua delle sorgenti pedecollinari per portarla all'interno dell'abitato mediante una serie di archi che sorreggevano l'antica condotta a partire dalla fonte del Peschio, fuori Porta San Franco. Qui vediamo alcune donne del Paese Alto che subito dopo la guerra lavano i panni alla fonte del Peschio. L'interesse del cardinale Santa Croce per Francavilla è notoriamente sottolineato dal Marino, che ricorda come il prelato amasse passeggiare nella contrada Caprini, che prese il nome popolare di Posto di Monsignore. Ma c'è anche un altro elemento tradizionale legato al personaggio: la sorgente di acqua oligominerale detta Fonte de Chabellona, per via degli armigeri, i quali armati di una lunga sciabola scortavano il cardinale quando andava a dissetarsi alla sorgente. Stante la nota predilezione del cardinale per Francavilla durante l'estate, si potrebbe far risalire a quell'epoca l'inizio dell'attività balnearia nella città. È bene tuttavia precisare che la villeggiatura di quei tempi, e fino quasi alla metà dell'Ottocento, non consisteva nei bagni di mare. Pertanto il cardinale Santa Croce, come altri del suo rango, si limitava in verità a sfuggire alla calura dell'Abruzzo interno, trasferendosi durante la stagione più calda in località di mare dotate di un clima più mite. Una più probante testimonianza di come si svolgesse a Francavilla la villeggiatura estiva, ancora ai suoi primordi, ci viene offerta da alcune lettere scritte durante il soggiorno nella cittadina da un aristocratico di Chieti, il marchese Romualdo de Sterlich, ad un amico di Rimini. Le lettere ci riportano all'agosto-settembre 1767 e descrivono con precisione l'aspetto e le condizioni di vita della Francavilla del tempo. A Francavilla, De Sterlich tornò per la villeggiatura nel settembre del 1769. Non soltanto della presenza in paese di questi importanti personaggi, ma anche dei vantaggi economici che ne derivavano per la popolazione locale, si trova traccia in un componimento in versi redatto da Francesco Paolo Bruni circa 80 anni dopo le lettere di Romualdo de Sterlich. Una canzone sintetizzava che la cittadina allora ritraeva proventi dall'agricoltura e dalla pesca, oltre che, a lo temp chiù callose, le bagnande cedeva danar.
A conclusione di questo periodo di rinascita di Francavilla nel corso del Settecento, furono attuati notevoli interventi sul patrimonio di edilizia sacra di Francavilla. Il più importante di essi riguarda la chiesa di Santa Maria Maggiore, che in sostanza fu riedificata, mentre per quella del convento dell'Osservanza ci si limitò a un rimaneggiamento dell'interno in forme barocche e all'aggiunta del campanile. E per la Madonna delle Grazie probabilmente si trattò soltanto della costruzione del campanile. Come si può osservare dalle foto scattate agli inizi del secolo scorso, il profilo panoramico di Francavilla era caratterizzato dalla presenza di tre campanili di identica forma con pinnacolo barocco a bulbo. Quello del convento verso est, quello della Madonna delle Grazie, nella linea più avanzata sulla costa, e quello di San Franco, che si elevava sullo sprone del colle del Paese Alto. Tre tipici campanili a bulbo, probabilmente disegnati dalla stessa mano in epoca tardo-barocca, che indussero Gabriele D'Annunzio a parlare in una sua novella giovanile del gentile profilo moresco di Francavilla. Concludendo questa breve escursione, si può bene a ragione sostenere, come si diceva all'inizio, che in un secolo circa, compreso tra la metà del XVII e la metà del successivo, il castello di Francavilla riparò i guasti procurati dalle scorrerie turche, cosicché già insigne per il titolo di principato e gli onori del nome di città, poté avviarsi a raggiungere un definitivo stato di floridezza nel secolo XIX.